Siamo a Palazzo Saluzzo Paesana, nel pieno centro di Torino, per la mostra Iconic, in tributo a Madonna, che torna nella nostra città dopo 25 anni. Il mio nome è Gabriele Ferrarotti, sono responsabile dello spazio espositivo e sono anche l'ideatore, insieme a Ettore Ventura, del progetto, che vede la partecipazione di 20 artisti internazionali che hanno presentato 50 opere che sono state raccolte all'interno di questo spazio per dare un tributo alla regina del pop che torna appunto dopo 25 anni per 3 concerti a Torino, unica data italiana. Il progetto raccoglie delle opere fatte dai fan ed è un progetto di fatto pensato dai fan. Io per primo sono un grandissimo fan di Madonna da 33 anni e abbiamo pensato di raccogliere in questo spazio le opere più rappresentative che giocano e interagiscono con l'immagine iconografica di questa grandissima star del mondo del pop e non solo, utilizzando le tecniche più svariate, dalla tecnica digitale alla tecnica mista, al carboncino, agli acquerelli. Sono delle opere straordinarie nella loro unicità che raccontano le diverse sfaccettature di questa diva che è definita spesso la regina della reinvention, the queen of reinvention. La maggior parte di queste opere sono presenti in un video che appare all'interno del concerto, del Rebel Tour, proprio durante la traccia che dà il nome al tour stesso, che è una traccia dedicata dal primo momento in cui è stata rilasciata ai fan e all'amore che i fan nutrono e provano per Madonna. Uno di questi artisti, ed è anche un grande fan di Madonna lui stesso, è Franco Curletto, che noi ringraziamo insieme a L'Oréal Professionnel per aver supportato questa iniziativa e per aver creato questa bellissima installazione Art and I, che racconta in chiave pop, quindi un po' alla Andy Warhol, diciamo l'evoluzione e l'iconografia dello stile, del hairstyle che Madonna e che ha rappresentato Madonna nelle fasi più importanti della sua carriera.